Allora, salve a tutti. Allora, oggi andiamo a vedere in pratica la formazione dell'universo vero e proprio. Però io la voglio chiamare la sfera che si divide, perché è stata questa la visione, l'immagine che ho avuto proprio in una, non in una meditazione, diciamo in un pensiero costruttivo. A un certo punto mi si è creata questa immagine davanti che ho visto perfettamente. Ho visto molto bene tutta la formazione. Adesso ve la disegno. E vi vado a spiegare esattamente quindi come funziona, grazie a questa divisione, la luce esterna, la luce interna, il problema, la soluzione, cioè quasi rispiega tutto dalla A alla Z. Allora, all'inizio la sfera era questa, quindi avevamo una sfera perfettamente tonda, ok? Sferica. Questo qua è il punto 1. Cioè, questo è il punto in cui c'è tutta l'informazione, cioè questa qua è la creazione dell'universo. E qua ci sta dall'inizio alla fine dell'universo, ci sta tutto in questa sfera, ok? A un certo punto, devo ancora capire bene il perché, si crea, prima di tutto si crea la gravità, ok? Quindi si crea, diciamo, un centro, un baricentro sotto, così, che è la gravità, che quando la sfera, in poche parole, scende, si appiattisce, ok? E diventa un toroide. Prende questa forma. Ok? Quindi prende questa forma. Perfetto, però vedi il toroide viaggia a qua e ci siamo. A un certo punto questo toroide che fa? Quindi qua magari potrebbero dire i fisici che inizio l'espansione dell'universo, potrebbe dire il fisico, secondo la teoria classica del Big Bang, che è una completa stupidaggine, a mio avviso. In poche parole, ci sta il toroide. A un certo punto, che succede? Che il toroide si apre. Il toroide si apre e guarda qua che va a formare, diciamo, queste due sfere, così, che vanno a formare anche questo, il campo elettromagnetico immediatamente, quindi vanno a formare questo campo elettromagnetico con queste due sfere. E queste due sfere, viste in un'altra proporzione, in un altro punto di vista, diventano così. Diventano dei filamenti di luce che salgono verso l'alto e che ruotano in se stesse. Quindi questo qua, visto in un altro punto di vista, in un'altra proporzione, diventa questo cilindro. Ci siamo fino a mo'? Ti ridà? Ok. E ridà questa cosa, ok? Adesso, in poche parole, che succede? Questo è il bello. Qua c'è il passato. Qua c'è il futuro. Passato e futuro. Ho anche detto fotone e antifotone. Benissimo. Queste parti, quindi queste due sfere, si muovono attraverso un campo elettromagnetico. Questa è la classica forma di tutte le forme della Terra, cioè il campo elettromagnetico dell'uomo, il campo elettromagnetico del cuore, tutto prende questa forma, la forma del toroide con attorno il campo elettromagnetico. E qui in pratica ci sta la divisione. Qui parte la sofferenza dell'essere umano. Perché, in poche parole, da sfera unica ci dividiamo in due sfere e proviamo la divisione. Ok? Proprio questo concetto di divisione, che è un'altra emozione che ho provato. Ho provato in un sogno, ho fatto un sogno archetipale proprio, che rappresentava esattamente questa cosa, dove ero io sopra un aereo insieme a una donna, ci buttiamo dall'aereo, prima eravamo uno sopra quest'aereo, ci buttiamo dall'aereo. Mentre scendiamo piano piano ci iniziamo a dividere, alla fine arriviamo sulla Terra e siamo divisi. Ok? Al momento in cui sento questa divisione, sentivo proprio il senso di abbandono, cioè una cosa, capito? Come se ho perso la cosa più cara che c'avevo. Ed è durato fino a mezzogiorno, cioè è stata una cosa forte, che mi sono portata per diverse ore questa sensazione che ho provato in questo sogno. In poche parole, da sfera ci appiattiamo piano piano scendendo verso il basso. Ed è l'energia che scende,
che va verso il basso. In poche parole, a un certo punto ci si divide, ok? Ti dividi e formi il campo elettromagnetico e formi quindi il cerchio qua sotto che è la gravità, ok? Quindi si formano queste due forze, il campo elettrico, quello magnetico e la gravità. Qua dentro poi ci sta tutto quello che è il concetto di ripetizione, quindi qua ci sta l'infinito, l'infinito, e ci sta l'infinito perché? Perché si possono creare infiniti futuri e infiniti passati, tutti e due, ok? Al momento in cui si crea l'infinito, che qua ci sta il DNA, ci stanno il Fibonacci, ci stanno tutte quelle regole matematiche che creano una ripetizione infinita, ok? In poco parole ci stanno queste due cose. Qua viene la magia, qua viene il nostro concetto di punto zero, ok? Perché in poche parole, quando queste due sfere, quindi quando il campo elettromagnetico 1, il campo elettromagnetico 2 e la gravità 3 si annullano a vicenda, quindi qua magari abbiamo più e meno e qua non lo so. Abbiamo meno più per dire, quindi se sono delle forze che si annullano a vicenda, qua si crea lo spazio vuoto, qua si crea lo spazio vuoto che crea lo zero energy point, l'energia. L'energia da zero che è un'energia nuova. Ok? Quindi possiamo dire che la sofferenza sta qui, nella divisione. Al momento in cui crea energia nuova, il passo successivo è che la sfera, cioè poi allora, quando stai nella Terra che vivi, che sei, diciamo, fino a quando ti muovi, puoi creare questa energia da zero e riunisci olograficamente tutte e tre le parti, grazie a questa nuova energia. Quindi, quando ti trovi qui, non provi più la sofferenza, ma provi l'unione. Qua possiamo chiamare unione, invece di sofferenza, divisione. Divisione e ci siamo. Unione amore, per esempio, ok? Qui in poche parole, quando tu riesci ad equilibrare le tue parti, crei l'unione, perché qua la parte, quello che mette in comunicazione tutto è la mente. È la mente, ok? Che succede poi a un certo punto? Quindi fino a quando stiamo qua è così. Ma qual è il bello? Che tu in poche parole, a un certo punto, se vuoi, succede che tu puoi far tornare queste tre sfere, riunirle realmente e tornare ad essere di nuovo una sfera. Una sfera che si può muovere in qualsiasi parte. Ti puoi muovere dove vuoi. E qua ci sta il concetto di Gesù, della trasfigurazione, quando Gesù torna a essere luce e torna verso il cielo. Gesù torna a essere luce e si muove. Capito? Torna a essere unito. Questa è la cosa. Ti è chiaro? Sì, Veramente, bellissimo. ti è chiaro? Unione, amore, sofferenza, divisione. Ecco qua, ecco qua. Mo' ci sta un po' di magia pure. Guardami qua. Allora, qua c'era il punto zero prima, ok? Punto zero. Poi si è creato il punto 1, l'energia 1, ok? 0 diviso 1, 0,5. Quindi rimane lo 0, il punto 0 e qua si forma il 5. E il 5 ci stanno, intanto ci stanno i 5 elementi, quindi acqua, terra, vento e fuoco, e il quinto elemento è l'etere che collega tutto. Ma soprattutto col 5 possiamo andare a costruire, geometricamente parlando, un pentagono. Allora, possiamo costruire un pentagono. Aspetta, fammi vedere qua che non è il caso. Vedi, dislessia. Allora, possiamo costruire un pentagono che è il simbolo in pratica che sta tra i due centri. Tra lo 0 e l'1 ci sta il pentagono, che è una figura geometrica utilizzata nella magia in pratica, perché grazie al pentagono ti puoi trasferire dal punto 0 al punto 1, ok? Un'altra aggiunta che ci possiamo fare è che in pratica
il pentagono ovviamente va a prendere tutte le forme dell'esagono, che è la forma, diciamo, dell'universo olografico, che è proprio la maglia che crea l'universo, ma soprattutto qua possiamo creare un angolo di 108 gradi. Il numero 1, il numero 0 e il numero 8, l'infinito, l'1 e lo 0. Capito? Qual è la cosa più, il modo di un'altra chicca, diciamo, per completare l'opera? È che immaginiamoci le lettere dell'alfabeto, ok? Ci sta la divisione tra vocali e consonanti. Perché c'è la divisione tra vocali e consonanti? Perché la vocale va all'infinito, A non finisce mai. Invece la consonante è chiusa, D è chiusa la consonante, ok? Che succede? Che succede? Guarda un po' che ci sta qua. E se io faccio A, E, I, O, U? Qua ci stanno i 5 punti che ridanno all'infinito. Ci stanno questi 5 punti che danno all'infinito e questi sono dei punti in cui teoricamente ci si potrebbe lavorare a livello interiore per aumentare le tue forze vitali, diciamo, le forze primarie che c'hai, ok? Qua ci si può lavorare su questa cosa. Questo è. Però mi piace, capite, il collegamento che ho fatto tra il discorso che all'inizio era una sfera, l'unione, poi ci siamo divisi in queste due parti, passato e futuro, si divide il passato e il futuro, al centro chi c'è? Il qui e ora, che dicono tutti, il qui e ora, il presente. E perché nel presente si sta felici, cioè la sensazione di felicità, di positività, ti senti rilassato, ti senti al centro? Perché nel presente crei qui. Crei questa energia che ricollega tutto. Ci siamo, diciamo così. Nel presente crei tutto e ritorni quindi all'unione, ritorni all'amore, alla non divisione. Verità. Ci siamo. E qua proprio non lo so visto, cioè sta immagine qua. Cioè, stavo così, ad occhi aperti, a un certo punto mi vedo, proprio tutta l'immagine ho visto. La sfera, mi vedo, sta sfera di luce così, che boom, si appiattisce, boom, si divide, fa così, si divide, e a un certo punto, come se si muove in alto, capito? Se due cose formano tutte queste spirali, che girano, e al centro sta luce, sta saetta, diciamo, come se fosse un fulmine, un'asta, capito? Un bastone che... di energia che era potentissima, vedo così, che uscirà dal nulla. Quello è il punto zero, è il punto di energia che ricollega tutto. Ok? Ci siamo.